Ciao ragazzi, come sapete ho un debole per le applicazioni, siano esse per smartphone oppure per tablet, come in questo caso di questo iPad, che riescono ad unire digitale e reale, come nel caso dell'app che vedremo adesso prodotta dalla Steller, per evitare che i nostri bimbi perdano comunque diciamo la coscienza di sé persi nello schermo, ma che possano interagire con dispositivi che viaggiano ai confini tra reale e virtuale. Vediamo come in questo caso Steller ha sviluppato un'applicazione per imparare a scrivere e non solo, andremo a vederla adesso nel dettaglio, e per questa ha sviluppato e prodotto anche un supporto dedicato in due versioni. Abbiamo la versione diciamo maschietto con un cavaliere e una versione femminuccia con una cavallerizza, quindi azzurro e rosa. Andiamo ad aprire la Nori Stylus, così si chiama questa matita di dimensione jumbo, quindi una dimensione bella grande per le dita dei bimbi dai 3 ai 6 anni, per cui è pensata questa applicazione, quindi bimbi in età prescolare che stanno appunto affrontando le loro prime avventure nel mondo delle lettere e delle parole. Come vedete è una matita pensata per la doppia realtà, quindi da una parte una classico HB, notate anche la forma, si vede credo triangolare, che facilita l'impugnatura da parte dei bimbi che stanno iniziando a scrivere, e dall'altra parte abbiamo un pennino capacitivo conduttore in grado di interagire con il tablet. Potete andarvi a scaricare gratuitamente l'applicazione Learn to Write della Steller, che trovate facilmente sia sull'App Store di Apple che su Google Play, ovviamente sempre per tablet, non è disponibile per smartphone, è gratuita. La accendiamo, come vedete questa è l'interfaccia. Steller ha realizzato questa applicazione in collaborazione con Cornelsen, casa editrice tedesca specializzata in contenuti educativi. Andiamo a vedere subito come si può imparare a scrivere. In questo caso ho tolto la musica giusto per poter ovviamente spiegarvi al meglio l'applicazione senza disturbi. Entriamo nella scrittura delle lettere. In questo caso pensiamo di andare a capire come si scrive la C. Come vedete abbiamo un tutorial che può essere anche vocale, nonché possiamo cliccando qua sopra rivedere il video. A questo punto io stesso vengo chiamato a ricalcare la C e la vengo chiamato a fare, come vedete, 3 volte. Questo per imparare effettivamente a scrivere la lettera. Cosa succede se sbaglio? In questo caso, come vedete, si interrompe e devo ripetere dal punto in cui mi sono fermato e ho sbagliato. Il sistema prevede anche dei reward, delle ricompense, delle stelline con cui posso sbloccare dei giochi che andremo a vedere. Tornando indietro, vediamo, è più interessante ovviamente quando andiamo a scrivere anche lettere un po' più complesse. Andiamo a vedere la N in questo caso, come la sviluppiamo, la N di naso, quindi un tratto così e l'altro tratto in questo modo. Quindi 1, ci sono anche i numeri che mi accompagnano, anche il senso con cui devo percorrere la lettera, e in questo caso è corretto. Questo per le lettere sia a livello maiuscolo che minuscolo e anche per i numeri. Torniamo indietro, il pannello poi principale prevede anche degli esercizi di pratica di scrittura in cui imparare a creare dei tondi, a iniziare a impostare quelle che saranno le basi poi per scrivere le lettere. Anche in questo caso, se sbaglio, si interrompe e mi indica con questo puntino da dove devo riprendere, e così, come vedete, ho fatto correttamente. Torniamo indietro. Come vi dicevo, poi l'applicazione gratuita presenta anche alcuni giochi che possiamo trovare nella sezione Playing. Adesso non li ho sbloccati tutti perché non ho fatto ancora, non ho utilizzato appieno l'applicazione. Conquistando più stelline possiamo andare a sbloccare altri giochi. C'è il puzzle, c'è il memory, l'applicazione in inglese ma talmente simple English, facilmente utilizzabile da tutti. Posso andare a scaricare dei template dal web per imparare a scrivere. Oltre a scrivere le lettere, ecco, una cosa che volevo farvi vedere era nella scrittura, adesso sono finito nei giocatori, quindi si può aggiungere più persone, più giocatori che possono poi ovviamente associarsi ad uno degli avatar presenti e poi scrivendo un nome, e quindi possono usarlo più persone in famiglia l'applicazione. Vi dicevo, non solo la scrittura come ho fatto vedere, ma andando avanti c'è anche il minuscolo e anche ci aiuta a capire, torniamo ad esempio sulla C, per rivedere come siamo arrivati al livello questo del corsivo,
Dopodiché l'applicazione ci aiuterà anche a, vedete adesso mi aiuta a farlo senza l'aiuto di prima, quindi disegnarlo proprio a mano libera, mi dà dei riferimenti, come vedete, per cercare di disegnare una C, man mano si accendono dei puntini e se non lo faccio correttamente mi fa riprendere, quindi mi accompagna passo passo. Dopo mi aiuta anche a scrivere le lettere all'interno, si vedono, sì, all'interno delle righe, quindi a stare dentro i famosi contorni, a stare all'interno delle famose righe. Qua lo devo fare 3 volte, 1, 2, 3, per dimostrare di aver appreso pienamente. Poi ovviamente gli esercizi possono essere rifatti, qui ho il riepilogativo di tutto quello che posso fare. Un'applicazione, ci sono qua le informazioni, come è stata fatta, vi dicendo, c'è un pannello anche colori, quindi direi l'applicazione è veramente completa. Perché con un pannello colori, devo dire, semplice rispetto alle applicazioni che fanno del disegnare su iPad la loro forza, ma ovviamente questo non è l'obiettivo di questa applicazione, tuttavia abbiamo la possibilità di andare a disegnare, a scrivere, a fare dei faccini, ce la faccio, ok, in questo modo, esatto, e cambiare anche ovviamente colore del nostro pennarello e via dicendo. Possiamo anche scattare una fotografia, uno screenshot del nostro disegno per poi spedircelo via mail o salvarlo nel rullino del nostro tablet. Ho visto tutti i punti, scrittura e i giocatori, il giocare, le informazioni che ci spiegano come è nata questa applicazione, quali sono i valori educativi che ci stanno dietro, che non sono ovviamente solo quelli legati alla scrittura, ma anche quelli legati alla manipolazione, all'attenzione sonora e anche visuale, e come funziona proprio il device, quindi questo Nori Stylus. Ovviamente l'applicazione è gratuita, la potete anche scaricare se ancora non avete la penna, la matita capacitiva, e quindi ovviamente potete utilizzarla semplicemente con la matita capacitiva naturale che è il vostro dito. E senz'altro, però, abbinando questo al suo vero mestiere, quello di imparare a scrivere, avere familiarità con le lettere, utilizzate appieno questo strumento sviluppato da Staedtler. Per domande, info e quant'altro mi potete scrivere qua sotto nei commenti. Per altre recensioni di applicazioni potete iscrivervi qui sopra al canale di giochi per bambini e ragazzi. A presto, alla prossima. Ciao ciao, Davide.